Nella giornata di ieri si sarebbe festeggiato il 53esimo compleanno di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa il 22 giugno del 1983. In occasione dell'evento, il fratello Pietro Orlandi ha organizzato un sit-in in largo Giovanni XXIII, davanti alla Basilica di San Pietro, non solo per ricordarla, ma anche per chiedere verità e giustizia a distanza di quasi 38 anni. E i nostri microfoni fa un appello, esprimendo tutto il suo risentimento nei confronti di chi sa e non parla, facendo sì che il caso Orlandi resti uno dei più oscuri dello Stato italiano e del Vaticano. Come fanno a vivere con questo peso sulla coscienza per 37 anni, quasi 38 anni? E non mi riferisco solo alle persone che hanno avuto una responsabilità diretta, ma anche a quelle persone che sanno cosa è successo e non parlano e non dicono nulla, che secondo me diventano automaticamente complici di quelle persone che hanno avuto una responsabilità diretta. Per difendere chi poi? Questo silenzio non lo so. Durante il suo comizio, Pietro Orlandi accusa il Vaticano di nascondere la verità su quanto è accaduto a Emanuela e di come il potere della Chiesa faccia parte di una triade legata indissolubilmente. Stato, Chiesa e criminalità. Cioè lo Stato è quello che... Lo Stato è sempre stato succubi del potere vaticano. Pensate quanti politici mi sono sentito dire no, c'è il Vaticano di mezzo, io non mi impiccio. Parla prima di Giovanni Paolo II, pontefice nell'anno in cui Emanuela scomparve, che cambiò repentinamente atteggiamento in merito alla vicenda. Quando è successa questa storia di Emanuela? Noi abbiamo dato tutta la massima fiducia alle gerarchie vaticane, non potevo fare altrimenti, a Giovanni Paolo II. Per noi Giovanni Paolo II era un punto di riferimento sopra qualunque altra cosa. Noi ci dovevamo affidare a lui, a ogni sua parola, pendevamo da ogni sua parola. Quando lui venne a casa nostra 6 mesi dopo la scomparsa, che ci disse quella famosa frase: esiste il terrorismo nazionale e quello internazionale. Quella di Emanuela purtroppo è un caso di terrorismo internazionale, ma io sto facendo di tutto quanto è umanamente possibile per portare ad una soluzione positiva a questa vicenda. E noi ci affidavamo totalmente a lui, ma purtroppo è stato anche lui a permettere al silenzio e all'umiltà di calare su questa vicenda. Dopo quell'incontro una volta sola ne ha parlato, poi fine, non si è più parlato di questa vicenda. E poi di Papa Francesco, che all'inizio del suo pontificato incontrò Pietro, dando una sentenza a cui non volle aggiungere spiegazioni in merito. E quando Papa Francesco mi ha detto Emanuela è morta, no? Perché dicendomi stai in cielo è morta, no? Io così con la battuta ho fatto la magistratura, ho detto ma perché non convocate Papa Francesco? Capo di Stato, non lo so, non si può fare. Però perché non si può fare? Perché una persona, anche se è un capo di Stato, può dire una cosa incredibile, quella che dice una persona è morta. Non ci sono prove della morte, meglio dico che è morto. Perché non può essere ascoltato e dire perché hai detto questa frase? Pietro Orlandi prosegue parlando delle dichiarazioni scabrose che gli sono state rilasciate durante la sua affannosa ricerca di prove, rimanendo colpito dalla naturalezza di tali affermazioni da parte della gendarmeria inerenti al tema della pedofilia in Vaticano. Il nome Emanuela Orlandi in Vaticano è tabù come era la pedofilia nell'83. La pedofilia era una parola tabù, la pedofilia della Chiesa non si poteva neanche nominare, non esisteva mediaticamente la pedofilia della Chiesa. Oggi Emanuela Orlandi è tabù come era la pedofilia nell'83. E io l'esempio che faccio sempre, che è la cosa che mi disgusta, è che io quando incontro poco tempo fa, pochi anni fa, un funzionario della gendarmeria che dice che c'era sempre col Vaticano, però, ma il Vaticano che devono fare loro? Noi abbiamo fatto di tutto, noi come gendarmeria, appena è successa questa cosa, guarda, noi siamo andati così con questo tono, noi siamo andati subito da quei 3-4 cardinali che sappiamo che quei ragazzini e ragazzine facevano cose. Abbiamo fatto vedere la foto di Emanuela e ci hanno detto no, con lei non c'entriamo niente. Cioè nell'83 l'ha detto era normale. E questo ha detto a funzionari della gendarmeria. Conclude dopo un'ora il suo discorso ribadendo che continuerà a lottare per Emanuela finché non avrà la verità. Una cosa che si deve mettere bene in testa, che questa vicenda, finché ci starò, non sarà mai dimenticata. Mai, anche se qualcuno spera che possa finire anche domani, che qualcuno si possa dimenticare, perché è un tentativo che si fa da anni, confermato anche da parte degli inquirenti all'epoca, incontrati non tanto tempo fa, che mi disse all'epoca noi ci impegniamo per certe cose, però purtroppo avevamo la pressione del Vaticano a rallentare le cose. Ma perché vuoi rallentare? Perché si è a conoscenza di quello che è accaduto. È qualcosa che non può uscire. No, o non può uscire o c'è qualcuno che ancora ricatta qualcuno legandosi a quella vicenda.